Gli operai del Consorzio Rifiuti Bacino Salerno 3 hanno continuato per tutta la notte scorsa ad occupare sia gli uffici amministrativi di località Camerino di San Rufo, sia il sito di trasferenza rifiuti di Polla in segno di protesta per il mancato pagamento delle mensilità di settembre ed ottobre. I lavoratori, una quarantina in tutto, hanno iniziato la loro protesta nella mattinata di lunedì, dapprima impedendo ai compattatori di conferire i rifiuti presso l'area di trasferenza pollese e poi occupando in maniera assolutamente pacifica gli uffici amministrativi sanrufesi. L'occupazione è stata presidiata ininterrottamente dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Alla fine gli operai hanno ricevuto dagli organi direttivi dell'ente consortile la promessa che in tempi brevi verranno pagati gli stipendi arretrati. Nell'attesa che la promessa venga mantenuta, gli spazi del consorzio da ieri sono diventati off limits per le emittenti televisive locali che hanno ricevuto una diffida a mandare in onda eventuali riprese ed interviste fatte negli spazi di loro proprietà. Il perdurante mancato pagamento delle mensilità agli operai del Salerno 3 è in coincidenza col provvedimento del commissariamento dell'ente consortile, posto in essere da parte del presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli. Tale provvedimento non è stato accettato dai vertici dirigenziali del consorzio di Bacino, che a differenza degli altri consorzi campani, già da mesi in regime commissariale, oltre a gestire la raccolta dei rifiuti si occupa anche della gestione dei settori metano e sport. Di qui l'inizio di un contenzioso amministrativo discusso dinanzi al TAR Lazio, che al riguardo si è pronunciato lo scorso 3 novembre. Una sentenza che secondo i vertici del consorzio non chiarisce del tutto a chi deve essere affidata la gestione dei rifiuti e che ancora una volta ha portato ad un muro di gomma nei confronti del commissario liquidatore Giovanni Siano, che invece, forte della legittimazione ricevuta da parte dei giudici capitolini, sta tentando il tutto per entrare in possesso della documentazione amministrativa e contabile dell'ente, necessaria per poter portare a termine il suo mandato, ma il presidente ed il direttore del consorzio continuano a negarla.